passaggio per Ho incominciato a giocare a rugby all'età di 5 anni, grazie a un mio compagno di classe che mi ha invitato a provarlo insieme a lui. E fin da subito mi è piaciuto il gruppo che ho trovato, perché appunto qualche settimana prima avevo provato a giocare a calcio, ma non avevo trovato un bel gruppo. E questo è quello che mi ha subito colpito di questo sport, la famiglia che si crea attorno a questa squadra. Era nel 2005 e ho incominciato a giocare a rugby paese. Mio papà era il mio allenatore e per presentarmi alla società mia sorella giocava, quindi è una cosa di famiglia. Abbiamo iniziato a 5 anni e non abbiamo più smesso. La cosa che più mi ha appassionato di questo sport è la possibilità di essere una squadra, di avere dei compagni e poi degli amici e il contatto, che subito me ne sono innamorata. La terza linea di solito gioca col numero 6, 7 o 8 e fa parte del pacchetto della mischia. Vuol dire che fanno le touche, fanno la mischia. Non l'ho proprio scelto io, mi è stato dato questo ruolo. Ho iniziato come numero 8, prima giocavo 13, ma una volta che ho iniziato a giocare numero 8 ho deciso di continuare in questo ruolo perché è bellissimo. Il fatto di essere l'ultimo uomo di mischia e un collegamento con i tre quarti è il massimo che potrei desiderare. In un ruolo. Dopo questa prima fase con Duca, guardate quante maglie azzurre ci sono. Credo che sia stato il momento che ha segnato la decisione di voler fare solo rugby o comunque farlo in modo più intenso sia stata la convocazione a Hong Kong 7 aprile 2017. Avere la possibilità di andare dall'altra parte del mondo, stare via 2 settimane e fare solo questo mi ha fatto capire che io avrei da lì in poi dedicato tutta me stessa al rugby e sarei voluta arrivare in nazionale. Un momento di svolta nella mia carriera è stato a fine Under 18, quando ho subito un infortunio alla spalla e l'anno successivo in Accademia Remedello non sono riuscito a performare come volevo. E da lì ho lavorato molto sia mentalmente che ovviamente anche fisicamente e quello secondo me è stato un punto di svolta nella mia carriera che mi ha permesso di arrivare dove sono adesso. Parlassene Federico Ruzza, Giuliani. Il mio idolo è sempre stato Richie McCaw. Questo me l'ha trasmesso il mio allenatore a rugby paese perché mi diceva che avevo caratteristiche simili. Però in questo momento devo dire che il mio modello di riferimento è Ardi Savea, che è una bella terza linea esplosiva e molto efficace. Mi hanno sempre detto: guarda, assomigli sempre di più a Sergio Parisse o Lowes dell'Inghilterra. Però se dovessi dire a chi io mi ispiro è Marley Packer, il capitano dell'Inghilterra. È una giocatrice super dinamica, super forte, ha un placcaggio devastante e comunque è anche lei un playmaker, quindi io mi ispiro a questo tipo di giocatore. L'episodio più bello in nazionale è stato l'esordio al mondiale. Io ero in panchina, sono subentrato dalla panchina e grazie a un assist di un mio compagno sono riuscito a segnare una meta e per me è stata davvero una grandissima emozione. Entrava la meta, Manuel Zuliani, il recuperatore, non solo un difensore, è dell'Italia per il giocatore del Benetton Treviso. Il momento più significativo è stato a ottobre 2023 in Sudafrica, quando abbiamo vinto l'ultima partita con USA, ma abbiamo perso il girone per 3 punti con la Scozia, perché nonostante una gran vittoria è rimasto l'amaro in bocca.
per non essere arrivate prime, e questo mi ha fatto riflettere sul lavoro che voglio fare. E questo è stato il momento che più mi ha colpito nella mia carriera sportiva: vincere e non essere soddisfatti del risultato. Per vincere, il rugby fa della competitività uno dei suoi valori fondanti. Un consiglio che vorrei dare a un giovane rugbista sarebbe quello comunque di trovare il divertimento in quello che fai, ma allo stesso tempo farlo con determinazione e costanza. Il consiglio principale è provare. C'è la regola che se una ragazza riesce a fare più di 3 allenamenti di rugby non smetterà mai. E non è una regola mia, è una regola che abbiamo tutte. E guardare le partite, andare a vedere le ragazze giocare, avere un punto di riferimento credo che sia necessario soprattutto per le ragazze più piccole, per continuare e puntare il dito in alto e dire: io voglio arrivare là.